In pieno torneo delle regioni torna il campionato di Serie D che lancia lo sprint finale. Rinviata al 4 aprile l'Aquila Campobasso per la presenza del molisano Carbo nella selezione LND. Rinvio propizio anche per l'Aquila che dopo le divisioni di gran parte dei collaboratori e con le grane, stadio e stipendi può prendere altro tempo per decifrare il futuro, anche se Battistini e i giocatori vogliono andare avanti. Gara di cartello sarà il derby del De Marsi tra Avezzano e Francavilla domani alle ore 15. In palio una fetta di playoff. Gara delicata soprattutto per la squadra di Iervese che potrebbe allontanarsi dall'obiettivo in caso di sconfitta. Francavilla peraltro con una difesa da inventare, viste le assenze di Romeo, Amenta, di Pietrantonio e Baba, oltre che di Fofana e Procida. Siamo tornati subito alla realtà sono queste difficoltà che purtroppo riusciamo ad avere ogni settimana e l'abbiamo preparata molto bene, abbiamo fatto secondo me anche durante la settimana di pausa un ottimo lavoro per cercare di ricaricarci un po' fisicamente e abbiamo fatto anche un ottimo lavoro sotto il profilo tecnico-tattico e sono convinto, nonostante le numerose assenze, di poter fare un'ottima partita. L'Avezzano con le squadre importanti deve recuperare gli sprechi avuti con le piccole e domenica scorsa nel recupero di Castelfidardo, quando arbitro e mancanza di cinismo hanno impedito alla squadra di Giampaolo di vincere e ipotecare i playoff. Mancherà ancora Deramo, ma le alternative non mancano al tecnico marsicano che parla così del derby di domani. Ma Francavilla è una squadra forte, che ha giocatori bravi a livello individuale, è una squadra che lotta per i playoff come tante altre squadre. Se dovessimo vincere, giustamente staccheremo il Francavilla di 8 punti, sarebbe un vantaggio considerevole, però dall'altra parte bisogna stare molto attenti, tenere alta la concentrazione, perché il Francavilla verrà qui sicuramente a fare la partita e noi dobbiamo avere questa consapevolezza, nel senso che dobbiamo continuare questo trend positivo, che sono 9 risultati utili consecutivi. La vittoria di Sulmona e la sosta potrebbero aver ritemprato la Vastese, che ora cercherà di tornare alla vittoria all'Aragona contro l'Ostica San Giustese. L'obiettivo playoff è ancora possibile, tranne Viscardi, rosa al completo per Colavitto, che ripropone De Feo in mezzo e deve risolvere 2 ballottaggi, Iarocci, Maronilli in difesa, Bittai e Tedesco in attacco. Rischiava il rinvio anche Pineto Nerostellati per la presenza del pinetese della Quercia in rappresentativa, ma le due squadre si sono accordate per giocare lo stesso. La compagine pratolana, dopo il blitz di San Marino, è in piena fiducia e ora gioca col morale di chissà che non c'è niente da perdere. Il Pineto può cogliere l'opportunità di accorciare le distanze dal quinto posto. Domani il match contro l'ultima della classe, poi il recupero con il Fabriano penultimo e i giochi per i playoff possono riaprirsi definitivamente per la squadra del patron Brocco. Oltre a Della Quercia, mancheranno Pomante e Capocasa, probabile Pezzotti in difesa e il giovane Rachini in avanti. Trasferta proibitiva per il San Nicolò sul campo della Vispesaro, seconda della classe, e impegnata nella rincorsa al primo posto. La squadra di Montani però in trasferta ha raccolto risultati importanti e la vice capolista al Benelli soffre un po'. Peseranno le squalifiche di Mozzoni e Bagaglini, ma nessun risultato è precluso.